Adesso la professoressa Maria Rosa Marsala completerà questa osservazione sul libro e sull'avvenimento di cui stiamo parlando. Intanto permettetemi di mettermi in piedi. Io preferisco sempre parlare così perché il dialogo per l'argomento che noi trattiamo non mi sembra ci possa essere un dialogo molto confidenziale. Lo spessore di quello che andremo a dire, di quello che soprattutto abbiamo ascoltato, è tale. E le parole che io leggerò di Emanuele mi impongono che io gli tributi questo onore, cioè leggo come se io leggessi di un grandissimo poeta, e cioè in piedi. Io non ho avuto la fortuna di conoscere Emanuele, perché oggi la considero una fortuna che purtroppo non mi è capitata. E mi sono così chiesta come arrivare a capire la sua spiritualità, come conoscere questo ragazzo. Quando si vuole conoscere una persona, bisogna leggere quello che ha scritto o ascoltare quello che lui ha detto ad altre persone o ai compagni e capire tra le righe chi era veramente questo ragazzo. E così mi è apparso davanti un cavaliere nobile, gentile, bellissimo, ma di una spiritualità così profonda che mi ha quasi sconvolto. Ho letto tutto quello che c'era da leggere, ho riletto con attenzione perché ho voluto capire. Questo ragazzo a me è sembrato che fosse fuori dal tempo, perché è difficile incontrare oggi, lasciatemelo dire ragazzi, una persona così, un compagno così, che si è preoccupato di tutti, ma che ha intuito delle realtà, io direi anche filosofiche, che vanno oltre la contemporaneità della sua esistenza. Ha meditato, ha scritto delle pagine meravigliose, delle quali io, di alcune, mi piacerebbe commentarle insieme. Questa splendida figura, questo cavaliere che io ho definito, questo gentile cavaliere, di quella gentilezza d'animo, di quella nobiltà di cui si legge in letteratura, scrive, ha una intuizione della vita che è per noi un messaggio educativo fortissimo. La vita è fatta di tante piccole cose. Molte persone credono che la vita sia quello spazio di tempo compreso tra la nascita e la morte, ma Emanuele ci dice che la vita è di più. Ha capito Emanuele che si continua a vivere. E allora per i ragazzi che sono immersi nella letteratura italiana, io dico, Emanuele ci ha dato anche un grande messaggio didattico, oltre che d'amore. Emanuele ci ha dato l'esempio di quella immortalità pagana che io ritengo splendida. Emanuele vive, è tra noi, perché ha capito che la vita non è quel breve lasso di tempo, ma va oltre. E vivere nel pensiero dei compagni, dei genitori, degli amici che ora lo hanno conosciuto attraverso le sue parole, è vivere oltre il tempo, vivere nell'eternità, perché noi le parole di Emanuele le avremo sempre con noi. Emanuele si descrive da sé, fa un autoritratto splendido, assolutamente originale, la dedica questa poesia ad un'altra persona, ma può benissimo essere la sua presentazione. Emanuele, tu sei così, semplicemente sei. Tu esisti, Emanuele. Esisti perché? Perché tu sei quel fiore che sboccia quando l'inverno è già giunto. Cioè sei una forza della natura, perché il fiore oltre la stagione è una forza della natura che vuole esprimersi a tutti i costi. Tu sei, carissimo, sei
sei il sole che spunta dopo un brutto temporale. Tu sei la speranza. Dopo il temporale, il sole rappresenta per noi un anelito di vita, una speranza a continuare. Tu sei la neve che cade su un verde prato a primavera. Tu sei la purezza, cara Emanuele. Questo ragazzo, con queste sue parole, che ha scritto certamente in un momento in cui ritrovava se stesso o tentava di ritrovarsi, tentava così di scandagliare del suo io, cercando la sua vera identità, ci ha lanciato un messaggio estremo, un messaggio infinito d'amore. Così tu sei tra di noi, carissimo Emanuele, perché non puoi essere dimenticato. Tu che hai intuito il vero significato della vita, tu che dici ai tuoi compagni, come ha già detto in maniera splendida la mia cara collega, vivete la vita, ma non distruggetela, non perdetevi nel quotidiano, in tutte quelle situazioni che possono fuorviarvi e portarvi fuori dalla vita, ma amatela la vita. E nello stesso tempo ci ricorda che la vita non è questo tratto dell'esistenza nel quale ognuno di noi si affanna, vive nel quotidiano, ma la vita è altro. E Emanuele ci ha detto che cos'è. È quel librarsi tra il reale e il sogno, è quel sentire sulla propria pelle, le sensazioni splendide. Questo, amare, l'amicizia, questo ci insegna Emanuele quando dice: la vita è amicizia, amore, sentimenti dettati dal cuore. Le parole che qui sono scritte. Perché con te, carissimo, il mondo è un posto, ce lo dice, vi prego. E tutti dobbiamo ricordarlo, non soltanto i giovani, ma anche noi, che abbiamo già un percorso di vita alle spalle. Dobbiamo ricordarci che la vita è un posto dove vale la pena di vivere, perché so che con te, carissimo Emanuele, noi potremo volare sempre più in alto, tra le nuvole e le stelle, perché tu ci hai insegnato e noi abbiamo avuto la fortuna di avere questo grande messaggio che spero resti nell'animo di tutti noi per sempre, nell'eterno.